Ciao a tutti e benvenuti, io sono Alessio e in questo primissimo video volevo presentarvi il mio canale YouTube. E mi presento al volo, io sono un biologo e per lavoro faccio il ricercatore. E in questo canale appunto vi parlerò principalmente di biologia e un po' di tutte quelle che sono le scienze biologiche. E con scienze biologiche si intendono tante discipline diverse, tutte molto belle secondo me, alcune che studiano magari le cose molto molto piccole come la biologia molecolare o anche la microbiologia, le cellule, la biochimica, e altre invece che studiano la natura da un punto di vista più macroscopico come per esempio la zoologia, la botanica, ma anche la biologia evoluzionista, la genetica, l'ecologia e tante altre. Tra queste ce n'è una che a me sta molto a cuore e di cui quindi vi parlerò molto spesso nel canale, che è anche stata la mia specializzazione di laurea, che è la biologia marina. E poi ci sono le biotecnologie, che invece è più il settore in cui io sto lavorando in questo momento e di cui vi parlerò anche spesso sul canale. Perché ho deciso di aprire un canale YouTube? Bella domanda. E in realtà ci stavo già pensando da un paio d'anni di aprire un canale dedicato alla biologia, ma poi per vari motivi non ho avuto veramente tempo di farlo. E è stato quest'ultimo periodo uno in cui sono cambiate tante cose nella mia vita molto velocemente, perché prima mi sono trasferito in Portogallo, che è dove vivo e dove sono adesso, poi un anno fa ho iniziato il dottorato di ricerca con questo progetto europeo che è molto importante, molto figo, che però mi ha portato via veramente tanto tempo. Quindi all'inizio di quest'anno invece ho avuto un po' di tempo libero, anche per colpa purtroppo della pandemia del coronavirus di Wuhan, che ci sta costringendo un po' tutti in quarantena, e quindi ho deciso che sfruttiamo questo tempo in modo produttivo, apro il canale YouTube. E la divulgazione scientifica è sempre stata una mia passione fin da quando ero più piccolo, forse in parte anche ispirato dai grandi nomi della divulgazione come Piero Angela, Alberto Angela, no? Ma anche più recentemente da tutta una serie di canali YouTube che per lo più sono gestiti da miei coetanei, da ragazzi comunque o anche più giovani, che hanno fatto della divulgazione una materia propria. E ora non sto qui a farvi la lista, sicuramente molti di voi avranno già capito a chi mi riferisco, però metto i link in descrizione dei loro canali o perlomeno quelli che a me sono piaciuti di più o che conosco io comunque, che sono tutti molto bravi, andatevi a seguire. E quindi questo è uno dei motivi per cui ho deciso di aprire il canale. L'altro invece è che come ricercatore ho notato che purtroppo molto spesso i ricercatori, nonostante siano magari anche molto bravi nel loro lavoro, poi però hanno delle grosse difficoltà quando si tratta di fare quelle attività che nel settore sono chiamate science communication, che è appunto la divulgazione scientifica, e outreach. Outreach è un termine inglese che significa letteralmente arrivare fuori, e arrivare fuori si intende fuori dai laboratori, fuori da accademia, oltre alle conferenze scientifiche o agli articoli scientifici che sono principalmente roba per altri scienziati, fino ad arrivare alle persone comuni. Con questo ovviamente non intendo che chi non è uno scienziato non possa capire un articolo scientifico, anzi io normalmente sono il primo, anche parlando con amici, che dico vatti a leggere quella papers, vatti a leggere quel libro eccetera, però comunque con una raccomandazione, e cioè quella di stare attenti, perché spesso ho notato che non è facile per un non addetto ai lavori capire la differenza tra i risultati di un singolo studio e quella che invece è una teoria che è basata su tante evidenze scientifiche e anche sulla base dell'opinione della comunità di esperti in quel determinato settore. Quindi ecco, credo che sia proprio qua che debba intervenire il divulgatore scientifico, nel raccogliere tutti i dati scientifici che ci sono riguardo un argomento e proporli in modo semplice, in modo anche accessibile ai non addetti ai lavori. E comunque, proprio con questo diciamo spirito ho deciso di dedicare questo canale non solo a parlare fare divulgazione, parlare del mondo della natura, della biologia, che è la scienza della vita, che è una cosa bellissima, ma anche in parte cercare di avvicinare le persone al mondo della ricerca scientifica. Quindi di cosa parlerò in questo canale? Volevo suddividere diciamo gli argomenti in varie rubriche, non ho ancora un'idea ben precisa a riguardo, però volevo fare dei video principalmente divulgativi,
in cui quindi magari vi porto delle curiosità sul mondo della natura o cerco di sbufalare certi miti antiscientifici che circolano nel web, e vorrei anche che questa sezione fosse abbastanza interattiva, cioè ditemi se un video vi è piaciuto o meno, se magari era troppo lungo, troppo spiegone, comunque datemi la vostra opinione, che per me è molto importante, anche perché sto facendo questa cosa per le persone, no? Non solo per parlare di scienza, eccetera. E poi invece un'altra parte, altri video li vorrei dedicare proprio a parlare, come dicevo, al mondo della ricerca, un po' vi racconto delle sue dinamiche e vi porto un po' la mia esperienza personale in quello che è questo settore. E una parte importante anche la volevo dedicare a in certe occasioni parlarvi di progetti o iniziative sia scientifiche ma anche di conservazione della natura o protezione ambientale o sviluppo sostenibile di certi settori che reputo particolarmente importanti e che secondo me vale la pena di conoscere e perché no magari a volte anche supportare. E poi un'ultima parte che per me è importante e che quindi cercherò di stimolare attraverso il canale è il dibattito su certi temi di bioetica, perché è sotto gli occhi di tutti che diciamo negli ultimi 15-20 anni hanno avuto delle rivoluzioni nell'ambito delle biotecnologie, scusate. Parlo di cose che probabilmente avrete già sentito parlare almeno una volta, come l'ingegneria genetica, la genomica, le tecnologie della fertilizzazione in vitro, quelle applicate alla riproduzione umana, però parlo anche di altre tecnologie come per esempio quelle applicate all'allevamento di certe specie animali e la cultura di specie vegetali, ma anche la bioprospezione, che è lo sfruttamento e diciamo tutte quelle attività umane che sfruttano qualcosa della natura a proprio vantaggio, ma anche l'ecologia restaurativa, l'ingegneria ecosistemica, che invece magari sono cose di cui avete sentito parlare meno, ma che poi approfondirò in altri video. E che io penso comunque che di tutte queste biotecnologie che abbiamo a disposizione, visto che molto a breve cambieranno totalmente il nostro futuro, è importante parlarne adesso. Perché ancora sono in una fase in cui sono un po' costose e non sono facilmente accessibili, ma a breve questa cosa cambierà. E poi ecco, condirò un po' il tutto con dei video più leggeri in cui magari vi propongo delle mini recensioni di libri che ho letto oppure di film o documentari che ho visto e che magari voglio proporvi o consigliarvi. E niente, quindi per adesso è tutto, altrimenti vado veramente troppo per le lunghe, e volevo solo chiedervi un'ultima cosa, che è un po' di pazienza, perché comunque il mio lavoro porta via tanto del mio tempo e realizzare questi video, specialmente quelli divulgativi che comunque richiedono una grossa revisione della letteratura scientifica, poi devi scriverli, o perlomeno io devo scriverli, mi sono reso conto che altrimenti non ce la faccio a seguire il discorso, e poi devi girarli, editarli, eccetera, ci vuole veramente tanto tempo. Io vi prometto che cercherò di fare più video possibili di qualità e di tenere questo canale vivo comunque. E niente, quindi per oggi è tutto e ci vediamo presto e al prossimo video. Ciao!